Però attenzione, però, perché questo è stato voluto anche dalla comunità cinese. Sì, per varie ragioni, perché lo so, qui loro sono chiusi, lo so. No, no, ma poi sai, arrivano qui perché diciamo quelli che sono arrivati qui a Prato sono di una zona, non mi ricordo ora il nome. E non parlando una parola di italiano, parlando solo cinese, praticamente sono arrivate qui trovano il mangiare cinese, qui trovano l'alloggio, qui ci trovano il lavoro, sicché praticamente è anche la comunità che si è chiusa in se stesso. L'amministrazione praticamente non ha fatto niente per evitare che questo ghetto nascesse. Anzi, gli conviene. E poi è chiaro, voglio dire, da una parte e dall'altra. Certo. E infatti è questo, il problema maggiore poi è stato trasformato in queste qui, ora si vedrà se si fa due passi a piedi, è stato trasformato in abitazioni, voglio dire, in negozi, in supermercati, cose, cioè non è stato fermato nemmeno il processo di cambio di destinazione d'uso. Qui si gira a sinistra e poi ci si ferma, appena si trova un posto ci si ferma, tanto è qui che si deve fare un giretto. Cioè in definitiva ci si potrebbe fermare anche qui, è uguale. Perché non c'è problemi. Vai, andiamo. Alessandro. Là. Può passare anche di qua. Sì, un po' più pericoloso. Ora si può fare. Vedi, come bacheche. Per avvisi che tu non hai più pari di idea però di cosa sia. Non si sa. Non si sa se sono messaggi o fogli, non si sa di più. Poi c'è il diacanso. La lavagna. La prima zona industriale. Questa era la prima zona industriale. Sì, no? O massaggi o roba di queste cose. Però c'è anche degli annunci in cui una donna dopo partorito, c'è la tradizione sua parlando un po' con loro, non possono uscire di casa per tanto tempo, allora cercano ospitalità per stare fermi lì perché gli portano da mangiare, cose perché non possono uscire di casa, però non so a che cosa si riferisce come tradizione questa qui. Si chiede un po' mischiato, insomma. Poi c'è annunci di lavoro, poi c'è un po' di tutto, Ma lì no. Tra cinesi, cioè sì. Sono. Tra cinesi, cioè. Qui si svolge tutto quello. Qui c'è l'unico che si differenzia, qui c'è un ristorante, questo qui, è uno dei pochi che si differenzia da tutti gli altri, dove c'ha due menù, sia uno scritto in italiano che uno scritto in cinese e altre lingue, che è l'unico che si differenzia un po', perché ci sono anche titolari che parlano anche in italiano, cosa rarissima in questa zona. È bella data chiamata. Esercizi cinesi che parlano italiano, l'ho visto, ma quasi zero. Siamo tranquilli ragazzi? Sì, no, non c'è problema. No. Non sono violenti. No, ma non sono violenti. Sono uno problema. Dei loro punti di forza è il fatto di essere totalmente. No, Yeah, 这个人，一生孤身一人，干什么？
pazzo, poi si schizza, si schizza, tutti in fermo. C'è senza... perché questo è... succede. Poi sento dentro a queste strade, c'è tutti i capannoni, capannoncini, artigianato, dove lì vengono, cioè lì ci tornano, ci lavorano, bambini a giocare, cioè praticamente una, è un... è quella è italiana quella ferrata. Quella sì. Resiste. Signore, chi l'ammazza il signore? Però c'è la scritta in cinese, vedi, doppio, italiano e cinese. Sì. Questo è negozio, ma anche da me. Sì, sì. Vedi, ma... sai, una donna mi sta mettendo qui. Oh, ma stiamo in diretta. Proprio in diretta no. Io ci veniamo a giocare. C'è tutto lo giro. Roba fresca, eh? Si intende. Fammi una testimonianza. Questa io venivo qui a giocare da ragazzino fino ai 18 anni, tutti gli amici e compagni di scuola che stavano in questa via. Ora sono andati via tutti, nessuno ci torna più. Quindi se ti fai un giro qui in mezzo a loro ti guardano male, ti fanno nulla, però ti guardano male. Ah, si torna verso la macchina? Sì. Dai, in su. Sì, andiamo, andiamo. Alcune aziende cinesi mi programmi, no? Questo ragazzo. Appunto di lavoro facendo di assistenza su computer e programmi. Non è mia... appunto anche loro producono con un loro indotto. Basta stare alle stesse regole tutti e quindi... Ma infatti il problema è di riportare la legalità, non è il infatti, problema... capisci? Cioè, non c'è un problema... Appunto anche la mia sorella che in azienda c'ha persone che... Adesso sono più extracomunitari rumeni, però comunque sono a busta paga normale come con gli altri italiani. Dov'è il problema? Dov'è no, il problema? No, ma no, cioè, non è un problema. Loro hanno la famiglia qui, ma non è un problema di comunità, di immigrazione, è un problema di legalità. Certo, se mi lavori in concorrenza sleale, perché non segui nessun tipo di... non pone attenzione appunto a come produci, ai rifiuti che fai, non pone appunto ai contratti lavorativi che non fai alle persone, certo. Li sottopaghi, non hanno nessun diritto né di ferie, sottotrattano gli schiavi. Quindi cioè, va bene. C'è la pentola dell'acqua, con i boiler, eccetera, e lì c'è, a fianco c'è la cassa. Il problema con il discorso Vedi com'è la... Via Toscana dovrebbe essere quella dopo.
macchina dove c'è la, la dove c'è il supermercato. Allora, oggi ho fatto una visita specifica per quanto riguarda il Macalotto Zero e la zona industriale e il luogo della tragedia. Che impressione ha avuto e se ritiene giusto dare una responsabilità anche al proprietario di Capannoso? Innanzitutto l'impressione, penso lo vedete anche voi, è abbastanza toccante, al di là, come c'è scritto lui, che ovviamente il dolore non ha colore, quindi queste cose non devono succedere né agli italiani né ai cinesi, siamo di pari passo. Per quanto riguarda poi la responsabilità di chi comunque dà questi capannoni in affitto a queste aziende, quello che dico io, quando si dà in affitto magari un capannone, ovviamente si sa che tipo di azienda ci andrà dentro e che tipo di organico ha questa azienda e per cosa quel capannone viene adibito. Quindi quello che magari eventualmente il proprietario del capannone potrebbe fare è accertarsi in qualche modo che effettivamente il capannone che lui ha dato in affitto venga rispettato le regole che sono state stabilite dal contratto. E non credo che colui che dà il capannone in affitto permetta che ci si possa dormire, mangiare, stare dentro 24 ore su 24, insomma non ci sono credo, dei parametri per poter fare anche una vita diciamo, all'interno di questi capannoni, per lavorare va bene ma altre cose credo non sia fattibile. Per cui quello che potrebbe fare un proprietario è eventualmente fare un minimo di controllo. Questo non significa che il proprietario si deve sostituire poi appunto a tutti quei controlli che invece devono essere fatti da parte dello Stato, ma in qualche modo collabori e eventualmente denunci quando si rende conto che il capannone che lui ha dato in affitto con certi parametri, questi parametri non vengono più rispettati, quindi magari attraverso le forze dell'ordine, attraverso una sua denuncia personale, dica guardate, la situazione che io ho concesso non è quella pattuita, per cui se potete intervenire a fare un controllo per evitare anche che poi succeda una situazione di questo genere. Per favorire questa vigilanza da parte dei proprietari dei capannoni, lei è favorevole all'inserire delle norme più stringenti sulla responsabilità proprio dei proprietari? Innanzitutto la normativa non la conosco bene quanto sia stringente nei confronti dei proprietari, per cui dire di mettere norme più stringenti non so quanto sia effettivamente possibile e fattibile. Dobbiamo guardare quello che effettivamente c'è e se effettivamente viene rispettato da parte dei proprietari nei confronti appunto dei locatari, insomma si chiama una persona che poi affitta un capannone. Per cui non so quanto si possa lo stringere queste maglie e allo stesso tempo non mi sento nemmeno di dover addossare tutta la colpa a coloro che affittano questi immobili, insomma. Credo che sia una cosa da fare di concerto, ossia con coloro, ripeto, con coloro che affittano e con lo Stato e con tutto quello che la regolamentazione che c'è, che deve essere rispettata, insomma, che le più parti devono entrare in afflato per trovare una soluzione. Non si può scaricare su uno o sull'altro, ma insieme probabilmente si arriva a trovare una soluzione più concreta. Ok, grazie. Buona fede. Che impressione ha avuto da questa tour nella Chinatown francese? L'impressione di una situazione grave, di uno Stato totalmente assente, che non è assente da ora, dopo una tragedia come quella che è accaduta qui, ma è assente da sempre. Qui quello che sta accadendo è a valle la degenerazione di un problema che a monte riguarda
la totale assenza dello Stato anche di fronte a fenomeni economici di dimensioni enormi come quello che è lo scontro tra il mercato cinese e quello italiano. Noi non possiamo permettere che avvengano situazioni di questo tipo, perché noi dobbiamo mantenere un livello di civiltà minimo che consenta a tutti i cittadini, a tutte le persone che stanno in Italia, di poter avere la tutela minima dei propri diritti, di quei diritti che ci rendono uno Stato civile. E allora, quando la politica, quando in Parlamento, di fronte a situazioni del genere, di fronte al gommone di Lampedusa, sento dire che dobbiamo dare risposte, la politica deve saper progettare, qui di tempo non ce n'è più, le risposte vanno date immediatamente. La politica deve cominciare a capire che l'Italia ha bisogno di interventi di impatto che possano veramente risvegliare l'economia. Non c'è più tempo per immaginare ricette astratte. Ora sembra che il governo voglia garantire a Prato la presenza di ispettori, di controlli, va benissimo, è il primo passo, sperando che questa non sia una delle tante promesse che rimangano completamente in evase poi alla fine. Però al di là di questo, questo è solo il primo passo, dobbiamo capirci, basta con lo Stato che si presenta con il poliziotto o con l'ispettore, di regola tra l'altro quando ormai è troppo tardi, cioè basta con uno Stato che concepisce il suo ruolo solo come controllore solo quando accadono delle tragedie. Lo Stato deve saper progettare, ma il progetto è da qui a 2 mesi, nella legge di stabilità, e purtroppo io vedo che da questo punto di vista l'economia continua ad essere abbandonata a se stessa, e quindi questo comporta non solo che l'imprenditore italiano in genere poi non è in grado di competere, non solo che da questo ne deriva che i diritti non possono essere più garantiti, perché è evidente che l'economia cinese ha anche degli inferiori costi dovuti proprio al fatto che non c'è la tutela di quei diritti che in Italia sono garantiti, ma avviene anche che, e questa è l'aberrazione totale di un'economia globalizzata che ormai non ha più regole, che a livello macroeconomico poi ci siano imprese italiane che sfruttano, che sfruttano quella situazione che viene per esempio dall'economia cinese e comporta addirittura quindi una sinergia che è la sinergia peggiore, cioè la sinergia che non tiene conto dei diritti, che non tiene conto di quello che l'Italia era e che deve continuare ad essere.